Bambini, è arrivata Santa Lucia. Ma l'avete notata la novità? Sì, sono diventata un aiutante di Santa Lucia. Ho impiegato solamente 257 anni. Stata brava. Brava io, eh? Sì. Infatti, guardate, Santa Lucia mi ha anche ordinato le Smemo Box. Sì, sono quelle con il teatrino, no? Quello col teatrino. Cioè, ci sono anche io. Aspettate che mi trovo, eh? Guarda qua. Eccomi qua, vedete, sono bella, sono bella. Certo, ci sono io, poi c'è Rebecca la Volpe. La prima Smemo Box, sapete a chi è arrivata? Alla Kate! Caterina, sei la prima Smemo Boxara! Allora, un grandissimo abbraccio a Caterina perché ha compiuto gli anni e quindi mamma e papà e suo fratello Federico le hanno regalato una Smemo Box. Quindi ancora tantissimi auguri alla Kate, che siamo divertite tantissimo. Sì, abbiamo fatto una, cioè io dalla casa delle fate, lei da giù da lei, non si capiva moltissimo, c'è un pastrocchio terribile, ma abbiamo comunque fatto gli auguri a Kate. Poi ancora però voglio salutare gli altri amici della Smemo Box, perché allora la mamma Chiara ha chiesto alla Santa Lucia le Smemo Box per il bellissimo e simpaticissimo Davide e la sua cuginetta Marta. Quindi io ho visto il Davide da lontano, però Davide un ciaone grandissimo, ma è stata regalata una Smemo Box da parte della Santa Lucia che ha richiesto la mamma Chiara a un asilo. Quindi io voglio salutare tutti i bimbi e tutte le maestre di questa scuola materna, scuola dell'infanzia. Com'è che si chiama tutte le volte? Non so, ma io ho una cosa qua da questi bambini. Io non lo so. Eccola qua. Guardate. La scuola del Passo Gavia mi ha fatto anche un bellissimo regalo. Guardate. È una bolla bagnoschiuma, ma accompagnata anche da un biglietto, eh. Aspettate, aspettate che ve lo leggo. Sono stata emozionatissima. Guardate qua. Carissima fata smemorina, siamo stati molto felici di rivederti e tu sei stata molto gentile a portarci il dono come aiutante di Santa Lucia, questa bellissima scatola magica con la quale potremo viaggiare con la fantasia e provare tante emozioni speciali. Tutti noi, insieme alle nostre famiglie, a parte i bimbi nuovi arrivati quest'anno che hanno avuto la gioia di conoscerti solo oggi, ci ricordiamo di te e del bellissimo magico spettacolo di bolle che giusto ci regalasti un anno fa. Sì, prima di tutto questo ambaradan, insomma, ancora ignari di tutto quello che sarebbe accaduto con questo coronavirus molto birichino. Comunque sia andata, siamo ancora tutti qua, più forti e sani e felici di prima, e ti vogliamo augurare un sereno e felice Natale, sperando finalmente, prima o poi, di poter venirti a trovare nella tua casa speciale nel Bosco dei Folletti. Grazie ancora di cuore, i bambini e le maestre della scuola dell'infanzia Passo Gavia. Quindi un ciaone a tutti i bimbi e poi vi aspetterò quando si potrà qua al Bosco dei Folletti. Un bacionissimo. Ma voglio salutare anche Beatrice. Ciao Beatrice, sì, perché la Smemo Box ha fatto un po' un giro dell'Italia. Non so da che parte del mondo abiti Beatrice, cioè nel senso da parte dell'Italia, ma non so esattamente come. Però con suo papà stavano aprendo la Smemo Box giusto giusto ieri. Un bacione Beatrice e ancora un abbraccio a Tommy e Bianca che l'avranno già aperta, la staranno aprendo. Non lo so, però un abbraccio a tutti quanti voi e un abbraccio a tutti, tutti i miei bambini. Ma ora siamo pronti? Hai fatto pipì e lavato i dentini? Tutti nel letto! Che bei pigiamini! Abbassa la luce e abbraccia chi vuoi. Ecco la fiaba è pronta per voi. Questa fiaba si chiama Fata Smemorina e lo spirito di Natale. È la seconda parte, cioè nella prima parte che abbiamo letto la settimana scorsa, Fata Smemorina era alla ricerca di questo spirito di Natale, cioè ha pensato che questo fosse chissà che cosa. Quindi adesso andiamo a scoprire se l'ha trovato.
Fata smemorina è ormai convinta che lo spirito del signor Natale giungerà dal cielo su una scopa. Ancora però non ha scoperto se il signor Natale si presenterà sotto forma di fantasma o di scheletro. O magari, voi bimbi, sapete che altre sembianze possa avere uno spirito? Magari è trasparente, come fatta d'aria. Sarebbe un bel pasticcio. Come potremmo vederlo? Comunque, fatto sta che la Smemo, nella sua certezza su questa cosa, ha deciso di aspettarlo lì, fuori, nel prato di fronte alla torretta. Se ne sta là, immobile, fissando il cielo da ore, tutta concentrata a tentare di tenere gli occhi diritti, che ovviamente non le obbediscono, neppure stavolta, e se ne vanno a guardare in ogni direzione, sbirgiulati come al solito. Le protto fifotto, come ogni mattina, è intento nei suoi 3.000 saltelli quotidiani, perché si dice 3.000 balzelli al giorno levano il medico di torno. E lui, essendo un dottore, lo sa bene. Qua sono 25 salti. Pausa, biscotto! Borbotta Leprotto. Si ferma esattamente di fianco a Fata Smemorina ed estrae dalla tasca un biscotto al cioccolato. Sono i suoi preferiti. Ed inizia a sgranocchiarlo di gusto. Mentre addenta il quarto, perché si sa, non c'è due senza tre, ed il quarto vien da sé. Si accorge della Smemo, lì, diritta impalata, con la testa rivolta all'insù. Smemo, cosa ci fai così? Fata Smemorina sobbalza quell'arrivo inatteso. Leprotto coso, sto aspettando. Aspettando cosa? Chi? Fata Smemorina, che è della famiglia delle smemorine, ci mette un po' a ricordarsi cosa stia facendo lì in piedi. Sì, pota! Sto aspettando lo spirito del signor Natale! Ho sentito dire che viene giù dal cielo su una scopa. Ma no, non so quando, a dire il vero. Ma, Smemo, non hai mamma male al collo e a stare così? Le chiede preoccupato Fifotto. Ma adesso che mi ci fai pensare, in effetti, ai, pota che male! E la Smemo muove la testa a suon di cric croc. Leprotto Fifotto, essendo un dottore, non può fare a meno di trovare una soluzione al torcicollo della fata e in 4-4-8 salta fino alla sua tana e ne fa ritorno con una bella straio. Ecco, Smemo, straiati qua, così guardi in su senza alzare la testa. Detto fatto, Leprotto aiuta la Smemo a stendersi. Hai ragione, coso fifotto, così non sento più male, grazie! E la Smemo riprende ad osservare il cielo. Fifotto è molto felice di aver dato sollievo al collo della fata e, tutto sommato, si mette di sgranocchiare altri 2 o 3 biscotti prima di riprendere la sua corsetta quotidiana. Le fatine dei fiori svolazzano, felici tra la brina. Questo cappottino di lana tiene proprio bel calduccio. In mattine gelide come queste, poi è proprio all'ultima moda,
con le maniche all'eschimese, si vantano l'un l'altra. Vedono da lontano un astraio con sopra un asmimo ed un leprotto che mangia biscotti e si sa, curiose come sono, si avvicinano immediatamente. Ah, è l'asmimo, ma cosa fai lì su un astraio? Non è estate, guarda che brina, dice la fatina, indicando il prato tutto imbiancato. Sto aspettando che arrivi dal cielo lo spirito del signor Natale. Mi hanno detto che arriva su una scopa, ma avevo male al collo e le protocoso mi ha portato un asdraio. Ma in effetti, pota, adesso che me lo fai notare, fa davvero freschetto. E l'asmemo inizia a battere i denti. Ci pensiamo noi. Abbiamo fatto arrivare dal Polo Nord un bel po' di lana per i nostri cappottini. Sono belli, vero? Arriviamo subito. E in un battibaleno le fatine volano alla teglia delle pozioni fatate e tornano con una caldissima coperta appena intrecciata che posano sull'asmemo tutta tremante. Nera Serpe si diverte in inverno perché da piccolo i suoi genitori gli avevano fatto prendere lezioni di bisciapattinaggio sul ghiaccio ed ora striscia che è una meraviglia. Tos, che strano, cosa succede là? Una smemo sdraiata, un leprotto sgranocchioso e delle fatine svolazzanti? E come si dice nel bosco dei folletti, curioso come una biscia, proprio perché Nera Serpe si intromette in ogni questione, ecco che si avvicina anche lei alla casa delle fate. Bubù, sette, smemo, cosa stai facendo? E tutti fanno un balzo, sorpresi da Nera Serpe. La prima a riprendersi è fata smemorina. Sempre a fare scherzi tu, eh? Sto aspettando che arrivi lo spirito del signor Natale. Mi han detto che scende dal cielo su una scopa. Ma siccome avevo il torcicollo, il coso con le orecchie lunghe mi ha portato un asdraio. Ma poi avevo freddo e le fatine dei fiori hanno fatto questa coperta per me, che credo che arrivi direttamente dall'equatore. Sì, penso che arrivi proprio da lì. Uno spirito? Il signor Natale? Buona questa! Su una scopa? Come la Befana? Dal cielo? Come Babbo Natale? Lo spirito? Inizia a prenderla in giro Nera Serpe. Poi, d'un tratto, osserva le protto e le fatine dei fiori e vede il disappunto sui loro volti. Così guarda meglio l'asmemo e si accorge che è diventata triste e mogia mogia gira la testa dall'altra parte. Nera Serpe striscia fino alla fata e siccome non sa come si chiede scusa, in effetti non le viene mai in mente che magari le sue parole possono offendere qualcuno. Semplicemente si sdraia al fianco dell'asmemo e le bisbiglia. Posso stare qui ad aspettare con te? Certo, che bello, così intanto ci teniamo compagnia. Alla vista di tanta inaspettata gentilezza da parte della serpe, Leprotto Fifotto si ingozza col suo biscotto al cioccolato ed inizia a tossire forte.
Le fatine dei fiori fermano le ali a mezz'aria e rimbalzano sui fili d'erba ghiacciati. Da lontano, Rebecca, la volpe, vede una smemorina sull'astraio, di fianco a Nera Serpe, un leprotto che tossisce, delle fatine dei fiori che rimbalzano da uno stelo all'altro e decide di avvicinarsi per indagare. «Parbleu, mes amis, che succede qui? Smemo, ne sai qualcosa?» «Ah, Rebecca, pota! Sto aspettando lo spirito del signor Natale, che dovrebbe arrivare su una scopa giù dal cielo. Poi avevo il torcicollo e il coso fifotto mi ha portato l'asdraio. Poi faceva freddo e le fatine mi hanno fatto una coperta. Poi ero da sola e Nera Serpe è venuta a tenermi compagnia. Ma ancora non si vede lo spirito del signor Natale. Da nessuna parte. Tu per caso ne sai qualcosa? Dici che verrà?» E tutti si girano in direzione dell'investigavolpe. Si avvicinano anche i folletti, che osservano in disparte, così come tutti gli abitanti del bosco, perché, si sa, le volpi sanno sempre tutto. Rebecca, la volpe, li guarda e sorride commossa. «Smemo, credo che sia già arrivato lo spirito di Natale». Tutti restano a bocca aperta. Solo la Smemo non capisce. «Davvero? E dov'è? Da che parte è atterrato?» E cerca con i suoi occhi sbirgiolati il tanto atteso spiritello del signor Natale. «Smemo, lo spirito di Natale non è una persona, e men che meno uno scheletro o un fantasma. Badate bene, bimbi, qui non stiamo parlando di Babbo Natale o della Befana, quelli sono un'altra cosa. Stiamo parlando dello spirito di Natale, che è qui, nei nostri cuori, che ci porta a compiere dei gesti gentili e spontanei, andare in aiuto dei nostri amici, portare ciò che serve loro, un astraio per il torcicollo, una coperta per il freddo, la nostra presenza se c'è solitudine. Questo è il vero spirito di Natale. E gli abitanti del bosco esclamano in coro. Oh, tutti emozionati. Fata Smemorina balza in piedi. Babbo Natale! La Befana! E loro? E loro? Da che parte arrivano? Quando? Dove? Da dove? Quando? Mi portano i regali? I doni? Dove sono? Arrivano? Arrivano? Ed è così che, come vedete, nel bosco dei folletti si riparte per un'altra storia. Oh, ma adesso si è fatto tardi, si chiudono gli occhietti. Spegni la luce e fai sogni dolcetti. Bimbi della Smemo Box, vi ricordo che da oggi potete scaricare questa nuova storia e giocare col vostro teatrino. Intanto andiamo a nanna. Ciao a tutti. Buonanotte.